Nel momento in cui il canale annunciò i punto, dalle feste natalizie è avanzato un panettone. Quindi andiamolo a farcire. Vi ricordo che tutti gli ingredienti di tutte le ricette li trovate cliccando il link con la scritta altro in basso a destra di ogni video. Come prima cosa andiamo a montare la panna. Panna pronta, portiamo in frigo. Andiamo a farcire il nostro panettone con due creme. Una è la panna montata che appunto abbiamo già realizzato. L'altra è una crema al cioccolato. Quindi, per la crema al cioccolato, la prima cosa che facciamo è andare a tagliare a tocchetti più piccoli il cioccolato, in questo caso quello fondente. Il nostro cioccolato è pronto. Prendiamo un pentolino e mettiamo all'interno la panna fresca. Fatto questo, ci spostiamo ai fornelli. L'unica cosa che dobbiamo fare a fiamma bassa è attendere il bollore. Raggiunto il bollore, andiamo ad aggiungere, aiutandoci con la frusta, il cioccolato. E andiamo a mescolare così che questo si sciolga. Prendiamo un altro contenitore, aiutandoci con una spatola, spostiamo la nostra crema al cioccolato nell'altro contenitore. Fatto questo, facciamo raffreddare. Man mano questa raffredderà, diventerà sempre più densa, un'oretta e mezza circa. Messe le farciture a riposare, andiamo a tagliare il nostro panettone. Quindi, la prima cosa che facciamo è, prima di togliere la carta, tagliare la parte superiore. Mettiamo nel vassoio. Fatto questo, andiamo a togliere la carta. Questo andiamo a realizzare due tagli, il primo che parte dalla base e il secondo che inizia dalla parte alta. Fatto questo, togliamo la parte di sopra, lo mettiamo nel vassoio, lo stesso con la parte di sotto, anche questa nel vassoio. Con la parte centrale più spessa andiamo a realizzare delle fettine. Anche queste mettiamo nel vassoio. Fatto questo, prendiamo le nostre creme e le mettiamo all'interno del sac à poche. Per la panna utilizzeremo la punta di un sac à poche grande. Ed inseriamo la crema al cioccolato in un sac à poche con la punta più piccola. Prendiamo il piatto alla portata ed impiattiamo. Ciuffo di panna al centro e andiamo a posizionare la base del nostro panettone. Ed iniziamo la farcitura, prima utilizzando la panna. E dopo utilizzando la crema al cioccolato. E realizziamo sempre con il cioccolato un cerchio al centro.
aggiungiamo una granella, in questo caso di pistacchio, per dare anche un tocco di croccantezza. Qualche pezzetto di cioccolato messo da parte all'inizio. E mettiamo in modo leggero la seconda fetta di panettone. E andiamo a ripetere nella parte superiore, con una differenza. Dove c'è il cioccolato mettiamo la panna, e dove c'è la panna mettiamo il cioccolato. In questo modo. Ed aggiungiamo la crema al cioccolato, completando con un cerchio che va dal centro verso l'esterno. Anche questa volta granella di pistacchio e un po' di scaglie di cioccolato nei ciuffetti di panna bianca. Aggiungiamo anche una nota di rosso con le ciliegie caramellate. Andiamo a completare aggiungendo attorno le fette di panettone classico. E il nostro sole di Capodanno è pronto. Ti invito ad iscriverti per altri video. Auguri per un buon 2023. Noi andiamo a mangiarci il dolce.